Ciao ragazzi, sono MiTo125, siamo qui su Jalopy, detto più veloce del mondo, MiTo125, non so perché. Se io faccio continua, dove mi porta? Non è che mi riporta dove siamo rimasti l'ultima volta, così evitiamo anche di andare a rubare quella ruota. Vediamo un po' dove siamo. Non lo so, perché ho fatto continua, sono nella camera d'albergo. Ok, perfetto, quindi mi... Ok, adesso ho capito. Lui mi fa rinascere, l'atmosfera è molto cupa qui, c'è un bagno bruttissimo. Mi scusi, peraltro il bagno qui, tiriamo su la tavoletta, poi dopo che abbiamo utilizzato tiriamo giù e tiriamo lo sciacquone, che non funziona. Che bella camera che mi ha dato la signora. Signora, io se potessi l'ammazzerei. Come si fa a uscire mo da sta cosa? Peraltro ho dormito al secondo piano, non c'era lui. Che cavolo stai facendo? Chi è questo? Vabbè, io me ne vado. Ok, salve, arrivederci. La mia macchina è stata parcheggiata da qualcuno. Qui c'è qualcosa che non mi torna. La mia macchina è stata presa da qualcuno. Ok, entriamo dentro. Poi chiudiamo la portiera. No, che esci fuori. Dobbiamo fare la strada. Oggi facciamo un nuovo giretto. Intanto io mi dimentico sempre di far partire il timer. Vabbè, non vi preoccupate. Non è un problemino questo qui. Allora, mi dice che devo fare Dresno to Sturovo. 210 km, sereno, però non c'è la benzina. Allora facciamo 3,50. Però 2,10 io quasi. No, facciamo 3,50, poi benzina dobbiamo farla. 3,10. Vai con 3, con questo qui. La benzina l'ho appena fatta, scusa. Ok, chiudi. Andiamo. Le chiavi sono qui sopra. Poi mettiamole qui. Accendi. Ah, c'ho un problema con la macchina. Togliamo il freno a mano. Ok, andiamo di qua. Ma qual è la strada? Io non lo so. Però secondo me si va da questa parte. Ok, ho fatto un incidentino. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, nonno. Si potevano accendere le luci? Sapete che non... Ok, le luci sono accese. Ok, la mia macchina non va benissimo. Come vedete esce fumo da là. No, però non ci posso fare niente. Niente, non è questa la strada. Andiamo a marcia indietro. Guarda qui che ti faccio pure la marcia indietro. Ti faccio. A parte che il fatto se giri la testa così c'hai un problema. Sei il figlio di Satana, Te lo dico. Guarda qui che vado a marcia indietro. Marcia indietro vado pure meglio. Ok, perfetto. Ritorniamo avanti. Vai a marcia avanti, gentilmente. Dobbiamo trovare questa strada. Dove caspitina è la strada? Non è che me lo fa vedere lui. Qua cosa c'ho? Quello è il coso. Dovrei trovare un sistema per comprare dei pezzi nuovi, perché la mia macchina non va benissimo. La benzina è piena, quindi benzina non è un problema. Qua cos'è? Chiuso? Sì, qua è chiuso. Dove eravamo l'altra volta? Forse è arrabbiata la signora, non ci fa più entrare adesso. Si è arrabbiata che abbiamo fregato. Volevamo fregargli la ruota. Qualcuno mi ha detto che se io metto la macchina a metà non può chiudere il cancello. Però insomma non vorrei fare tanto like. Vedi là che c'è qualcosa. Fermati un attimo qui. Scusi, chiudi la macchina. Ok, voglio scendere un attimo. Voglio andare a vedere là se c'è un pezzo di ricambio. Vediamo se c'è qualcosa. Mi fai entrare? Ok, greetings, salve. Il tuo catalogo, dov'è il catalogo? Ah, questo. Mi servirebbe qualcosa? Sì. No, gira la pagina, catalogo. Engine parts. Ce l'hanno delle belle macchine. Ma io non c'ho 60 stock engine. No. Ramshackle. Guarda quanto ne ho. Fuel tanks. C'ho un sacco di carburetor. Cos'è che mi va male a me? Andiamo a guardare un attimo cos'è il mio problema. Salve. Bello il negozietto, soprattutto accogliente, non c'è nessuno, non c'è. C'ho qualche problema alla macchina. Se lui magari mi dice qualcosa. Allora, apriamo qua il cofano. C'è una parte che mi dà problemi. Qual è che mi dà problemi? Il carburatore. Ah, ma ancora ce la fa. Uno di tre, questo cos'è? Il filtro dell'aria. Il carburatore, il filtro dell'aria. Ne vedo un altro che non capisco qual è. Vabbè. Allora, questo qui non lo posso togliere in qualche modo. Ok, e che cos'è questo? Anche il motore? No, devi fare un altro viaggio, No, aspetta, come si fa a montare, mo? Mo non mi ricordo più come si fa a montare. Con la Q? No, con la Q lo mette lì. Prova a rimetterlo, ok? Ok, perfetto qui. Mi spiace, non c'ho soldi. Anche se io un carburatore quasi quasi lo compro. Metti che ci rimaniamo. Il carburatore, cioè, quello serve. Anche il motore servirebbe, in verità. Però, vediamo un po' quello che possiamo prendere. Salve. Mi può girare gentilmente. Carburatori. Stock. 30. 30 quasi quasi lo prenderei. Prendiamo questo. Va 30. Motore no, però. Il carburatore l'ho preso. C'ho un problema. Perché il motore costa 60. Io non ce li ho. Ok, ordina. Ok. Questo qui aspetta fuori. Fuori dove?
Scusi, mi faccia capire dove l'ha messo il pezzo? Ma ha fottuto il pezzo? Ma io qua se vado qui non posso andare. Il pezzo ti aspetta fuori, ma fuori dove? Non mi fa sapere mai niente lui. Qual è questo? Ah no, questo qui, vedi dov'è? Prendiamolo, dai. Lo prendiamo e lo mettiamo nel cofano. Non si sa mai. Peraltro avevo scoperto che. Avevo sentito che si poteva mettere anche dietro. Ok, mettiamolo qui. Che è sto cartello? Mi scusi, signor cartello. Ok, dove cazzo è quell'altro? Che era sto cartello qui che avevamo? Butta sta merda qui. Ma che cos'è tutta sta spazzatura? Da dove è uscita la spazzatura? Scusatemi, ma chi è che mi mette queste spazzature? Vaffanculo. Ok, entriamo dentro perché mo ci divertiamo. Abbiamo un carburatore in più. Il problema è che spero proprio di farcela. Ok, parti. La benzina ce l'abbiamo. Facciamo manovra qui. Scusate, mi avete fatto tanto largo e non avete fatto uno spazio di manovra. Qua, guarda queste persone qui che buttano tutto in mezzo alla strada. Che disonesti, guarda. Sti delinquenti che lasciano tutto così in mezzo all'immondizia. Va bene. Fatemi capire, dove devo andare io? Fatemi un po' capire. La strada è di qua. Non lo so. Io provo a passare di qua, Buongiorno, no, non ho niente, Io mi infilo. Ditemi voi se posso passare. Salve. Pepper, please. Che cavolo vuole mo questo? Gli do questi. Come faccio a darglieli? No, l'ho buttati. Aspetta, come faccio a darteli? Guarda, non riesco a darglieli. Non so come fare a darglieli. Dove devo metterteli? Scusi. Mi scusi. Paper. Oh, io ce l'ho i peppers. Boh, io mo provo a ripartire. No, non vuole questo. Forse vuole anche. Portafoglio. Forse vuole che lo metto lì. A quella, a quella. A questo, questo qui mi ha chiesto peppers. Non riesco più a scendere. Ah, perché c'è il finestrino chiuso. Ok, sono un po' stupido. Ok, guardiamo. Tutto sembra in ordine. Grazie. Arrivederci. Non c'aveva anche il portafoglio. Mettilo qua. Ok, accendiamo la macchina. Ok, la macchina non è nuovissima, Lo sappiatelo, perché comunque la macchina è quella che è. 30 km all'ora questa macchina. È proprio scassatissima. Ma che macchina mi hanno dato? Oh, il nonno mi ha inculato di brutto con questa macchina. Mi ha detto, sì, prendila, vai tranquillo. Arrivi pure dopo la Russia. Proprio, puoi fare anche la traversata atlantica. Bravo nonno, vai a fidarti, sta anzianetti qua. No, però si riprende. Ok, non c'ha tanto sprint, però poi dopo un po' arriva a 70. Ok, allora va bene. Scusa. Cavolo, lì comunque quello lì mi ha fatto anche un po' di paura. Controllo i documenti, mica sono delinquente io. Cioè, io vado tranquillissimo, vado. Andiamo di qua. Fammi vedere la strada, qua si guida un po' come si guida, comunque. Se riuscissi a trovare le cose in mezzo alla strada sarebbe una cosa ideale. Perché c'è scritto che potresti trovare delle casse bonus in mezzo alla strada, ma vai a vederle. E chi le vede? Io con la mia vista non le vedo di sicuro. Qui c'è la rotonda, non so perché hanno messo la rotonda, forse per far rallentare le persone, però tutto serve. Ma questa non è una rotonda, di solito la rotonda si fa quando c'hai un incrocio, allora metti la rotonda per smaltire un po' più velocemente, che poi non si smaltisce niente perché le persone... Insomma, lasciamo perdere, va. Comunque, non è che sono tutti proprio bravissimi a guidare. Bravissimissimi, non è che proprio. Ne vedo alcuni che mi fanno mettere. Ma dico, che cazzo è data la patente? Allora, andiamo di qua. Però la prossima volta dobbiamo fermarci da un concessionario. E non ho soldi, però. Pure che io vado al concessionario. I soldi che, dove li prendo? Non ce li ho, sti soldi. È un problema, è un serio problema. Devo iniziare a smerciare droga. Perché so che si può smerciare anche della merce di contrabbando. Però se ti beccano poi è un casino. Però spero che non mi becchi. Qua secondo me c'è qualcosa. La vedo troppo imboscata la situazione. Fammi un po' scendere gentilmente. Tira qui. Fammi scendere un attimo perché secondo me la situazione lì è. Non ci avrebbero mai messo questo coso. No, invece no. Oh, vedi qua però c'è una cassettina. Che me ne faccio di sta cassettina? Ok. La cassettina dove l'hai messa? No. Cazzo fai? No, eccolo cosa ho trovato. Ok, aspetta, aspetta un attimo. Scendiamo un attimo. Che qui sta succedendo un casino. Guarda dove sono andato a mettere quella cassettina. Ok, apri. Sta cassettina. Aspetta, che c'è del vino qua. No, non rompere niente. Con sta cassettina possiamo fare un bel po' di soldini. Secondo me. Ok, guarda sta bottiglia qui. Se mi trovano alla guida con la bottiglia è un casino. Vabbè, teniamola di qua. Tanto non penso mi facciano la multa. Non credo ci sia qualcuno che mi controlla se bevo la guida. Ok,
vai, marcia indietro. Marcia indietro, questa macchina non fa neanche a pagarla, eh. Se è diventato di nuovo notte, così non vedo niente. Tanto dici tu, non ci vedi mai. Le luci qua? Le luci più piccole del mondo mi hanno messo. Due lampadine, guarda, due lampadine che neanche fanno bene la luce. Non capisco neanche dov'è la strada. Ok, la strada l'ho ritrovata, perfetto. 210 km con una macchina che secondo me si scasserà. Quanto prima si scassa sta macchina. Devo evitare di fare incidenti e devo guidare bene è un parolone comunque. No, perché anche la signora del coso lì poi vuole. Sta cassa qui devo lasciargliela quella lì del market. La macchina in salita non tira neanche un cavolo, non tira. Guarda lì, si è fermata in salita. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ok, ce la stiamo facendo. Qua c'è una curva, no, non vedo dov'è la strada. Penso sia questa, oh. Curva a gomito. Ste bibite qua devo portargliela a quella signora del market. Vediamo se me le paga. Oh, secondo me dovrebbe pagarmele un minimo. Ho trovato la cassa. Ecco quali sono le casse nascoste. Utilissime. Secondo me anche lì c'era qualcosa. Ma ormai è troppo notte. Non riesco. Non frena più. La macchina non frena. La macchina non frena. C'è qualche problema sta macchina. Non ve la consiglio io per fare un viaggio come ha detto il nonno. Il nonno. Sì, vai tranquillo. Ma peraltro è lo zio. Però io lo chiamerò nonno perché. Boh, secondo me è il nonno. Infatti, hai visto lui, è rimasto a casa. Sì, vai tranquillo tu, che io rimango qui, che sai, non mi sento bene, non si sente bene. Che c'ha dato una macchina scassata. Lo sapeva che lo ammazzavo di botte questa macchina. Secondo me si romperà sta macchina. Devo comprare il motore nuovo, devo comprare. Devo fare benzina pure. Allora, andiamo di qua, poi fammi vedere. Qua è stata tutta curva. Vai in velocità perché qui non ce la farà a salire. Infatti, vedi che si sta fermando. Che faccio? Spingo? Spingo? No, no, ce la fa, ce la fa. Vai tranquillo, non vi preoccupate. La macchina ce la sta facendo. Io continuo, vediamo un po', scendo. Peraltro possiamo arrivare fino in Ungheria. Ungheria, senti un po' come parlo. Ungheria, grande patria. Ci ha dato veramente delle grandi cose l'Ungheria. Ricordiamoci, Eva Enger e la figlia, che dovrebbero essere ungheresi. Sì, però la figlia non sono sicuro sia ungherese, però lei sì, quindi mezza ungherese la figlia. Ricordiamoci, grande, grande. Ah, grande Giove, grande Giove. Non c'entra niente adesso, non c'entra niente questa cosa, lo so, però può essere sempre una qualcosa su cui studiare, un argomento di studio. Origini di Eva Enger. Allora, andiamo qui, fate anche tesine alle superiori. L'Ungheria, guardate qui, vi sto dando delle informazioni fantastiche. Ungheria, la seconda guerra mondiale, vi collego subito alla tesina. Seconda guerra mondiale, l'Ungheria, grandi personaggi dell'Ungheria, Eva Enger. Poi Eva Enger ci mettete rapporti sessuali non protetti. Pff, andate che è una meraviglia. Soltanto che se mettete rapporti sessuali protetti, quella di religione si arrabbia. Perché la religione è contro i preservativi. Questo può essere un problema. Ma vabbè, ma la religione non fa niente. Insomma, pff, io neanche ce l'avevo. Non ho mai seguito religione. Anche perché me ne andavo a casa un'ora prima. Era una bella cosa. Anche perché nella mia scuola non c'era, cioè tutti questi dicono: vabbè, chi non vuole fare religione fa qualcos'altro, te ne andavi a casa. Non c'è mai stata un'ora di supplenza. Anche perché i professori mancavano già di loro. Figurati se c'era l'ora alternativa alla religione. Che c'era? Buddismo? C'era niente, non c'era. Quindi andate tranquilli. Cavolo, stavo per sbagliare. Stavo per prendere la rotonda dalla parte opposta. Ok, perfetto di qua. La macchina comunque non tira più, La sento che sta perdendo colpi. Sento che la macchina non ce la farà ad arrivare a domani. Vediamo un po'. Qua c'è la città nuova? Sì, siamo arrivati in città. Se trovassi il negozio della Laika sarebbe fantastico. Fammi vedere, dove lo posso vedere? Chi è lui? Aspettate un attimo che io esco un attimo da sta macchina. Con sta bottiglia in mano. Esci di qua. Non puoi metterla da parte sta bottiglia. Qua trovo qualcosa. Non c'ho neanche un. Non vedo niente. Come non vedete voi, non vedo io. Quindi preparatevi che. Che è un elefante questo? Lo sceriffo? Elefante, che cos'è? C'è niente, quindi scivola. Pensavo ci fosse qualcosa. Speravo di poter trovare qualcosa. Questo cos'è? Il motel? No? Io volevo però un posto dove. Andiamo a prendere la macchina, non lasciamo la macchina così incustodita. Lì vedo delle luci rosse. Non è mai bene scendere in queste ore notturne. Meglio restare dentro la macchina. Andiamo qua. Peraltro questa bottiglia, che cos'è? Entra gentilmente. Dov'è messa la bottiglia? Scusi, che cosa fa? Si dimentica la bottiglia? La bottiglia va bene dimenticarsi tutto. La figlia, il figlio, il marito, la moglie, ma la bottiglia di vino no? Peraltro sono astemio io, figurati. Parlo proprio io che sono astemio. Dovrei trovare il negozio, però non so qual è. È quello?
Ok, penalità 10. Ah, perché sto guidando di notte. Ma porca di quella stronza. Aspetta un attimo che devo andare a vendere. Che cos'è? Stia calmo lei. Quindi apri. Chiudi la macchina. Scendi. Devo andare un attimo a vendere queste cose. Se no, signora. Quindi apriamo. Prendiamo tutta sta cassa. Signora, sta arrivando il rifornimento. Ci penso io, ci penso. Quindi apri qua. Sì. No, non sono un po' perduto. Ti volevo vendere queste cose. You can pay by using your wallet. Ok, come faccio a venderti questa? Scusa, no, non riesco a aprire la cassa. Scusi, vuole la cassa? Come ho fatto prima a prendere? No, non so come fare. Mi dà 10,40 euro. Basta così, signora. Va bene. Mi dia soltanto del olio. Sì, questo lo prendo. Questo è acqua. Questo cos'è? Non so cosa sono, quindi non le prendo. Mi sembrano sigarette, ma non fumano. No, Justel, ok, non mi interessa. Vino, medicina, barbapapà. Ziggurat, Ziggurat erano buonissime. C'era qualcosa che si chiamava Ziggurat. Dei pezzi li prendo. Prendo tutti questi, eh. Scusatemi se prendo questi, ma mi servono. 5,40 euro, 9,60. Ti do questo. Un altro di queste cazzine qua le posso aprire? Ah, perché è chiuso. Come cazzo ho fatto? Allora, prima andiamo in macchina. Si è chiuso. Aspetta un attimo. Non mi chiudere il cancello. Me l'ha chiuso il cancello. Potevo lasciarlo un po' più indietro così non si chiudeva il cancello. Ok. Aspetta un attimo. Dov'è qua? Dammi qua così. Vediamo se riesco a prendere tutte le bottiglie. Ok. Guarda, guarda che piccolo bug ho trovato. Bug fantastico. Riusciamo a uscire, mo? No. Non riesco a uscire. Scusi. Eccolo, eccolo lì. Vai che usciamo. Ok, ho trovato un bug fantastico. Ho trovato i bug e posso fottere il. Quello voleva vai a comprare quel. Ma che dici? Ti vendo tutte le bottiglie, gli vendo a questa signora qui. Signora, ho altre bottiglie per lei. Mi faccia lo sconto. Ulla miseria. Meno 6,50. Posso comprare qualcos'altro ancora. Una. Che prendo? Prendo questa qui, una tattica di benzina. Quanto costa? 30. Aggiunga signora, 23 euro. Aspetti un attimo che vado a prendere altre bottiglie. So io dove le prendo le bottiglie. Con un piccolo bug elettrico. Elettrico, sì. Un bug. Un piccolo bug. Allora, entriamo. Poi prendiamo sto coso. Quindi, buttiamolo qui. Prendiamo le bottiglie. Ok. Utile, utile sta cosa. Ho aperto. Non so come ho fatto, ma l'ho aperto. Sono un mago solo. Sono troppo soddisfatto di me. Ok, andiamo di qua. Signora, altre due bottiglie, se per lei va bene. Io gliele darei. 130, 2,60 euro. Ok, va bene così, signora. Come faccio a pagare? Ah, non ho i soldi. Aspetta un attimo, signora. Porca sta signora, oh, mi fa fare avanti e indietro. Mi fa fare. Ragazzi, signora. È uno stress per la mia vita. Questo coso qui lo buttiamo qui, gentilmente. Mi puoi dare il. Se c'era il nonno, pagava lui, pagava. Ma lui non viene mai. Quando c'è da pagare, quello. Dammi il portafoglio, scendiamo un attimo. Andiamo a pagare questi 2,60 euro. Qua il ticket io non lo pagherei nemmeno. Chi se ne frega? Che fanno? Ma arrestano? Ma arrestano? Arrestatemi. Ah, canculo, ah. Cancanculo, ho detto. Porca miseria, non so neanche io quello che dico. Te, signora. Ok, 47, mi faccia prendere tutto, però. No, devo fare due viaggi. Mannaggia a me, mannaggia. Però io quasi quasi me la riparo adesso la macchina. Pur tanto ormai la multa me l'hanno fatta. Non ha senso. Aspettate un attimo che mi riparo la macchina. Apri qua il cofano. Allora, tu ripari questo qui. Ok, uno riparato. Questo non lo riparo. Riparo questi qua due. Questo invece. Quanti ne ho qua? Ok, questo qui non lo posso prendere. Quindi aprimi un attimo il cofano. Che mettiamo? Questo qui e questo qui. No, questo lo metti. Ma che cos'è che non riesco? Questo lo metti qua. Questo lo metti a fianco. Posto il portafoglio, gentilmente. Ok, che va lì dentro. Poi rimuoviamo tutto. Togli. Togli anche questo. Questo lo devo riparare, perfetto. Aspetta un attimo, ma io mo qual è che cazzo di pezzo c'ho qui? Prendi anche questo, il carburatore. Quindi il carburatore vecchio qual è mo? Stock engine. Questo qui io lo metto.
Ma porca miseria, mi si è bloccato tutto, mi si è bloccato. Ma vaffanculo, va. Ci vediamo nella prossima puntata, che sarà fra tanto tempo, prima di ogni cosa. Voglio che il gioco si rimetta a posto, quindi aspetterò un altro update. Ciao!